Io ho incontrato June tantissimi anni fa perché frequentavo Arabesque, ho sempre frequentato Arabesque e poi finalmente quando è arrivata all'età dell'adolescenza, finalmente appunto June è diventata la mia maestra. Per me era un onore perché comunque vedevo tutte le sue ballerine, le sue coreografie. Quello che ricordo è di questa figura che entrava in sala molto severa, ma in realtà poi si poteva tranquillamente sorridere e ridere con June durante la lezione. Arrivava con l'indice pronta lì a spingerti sulla pancia o il bacino perché dovevi essere perfetta. Però era una bella paura, nel senso che capivi che lo faceva veramente perché ti stava formando. Ho un ricordo particolare che risale ai primi anni 2000. È arrivata in classe e ha detto adesso imparate questi passi. E ci ha insegnato una sequenza e ha creato una meravigliosa coreografia e ci ha portato a tutti i concorsi possibili e immaginabili e lei diceva adesso entrate in scena e vincete perché io sono la danza Rimini. Sono stati per me momenti magici che ancora ho forti nel cuore. Mi emoziono anche un po' perché è così, è realmente così. Sono impressi nella mente e nel cuore. Io penso che come maestra, come ballerina e come persona June mi abbia dato veramente tanto, mi ha insegnato tantissimo. Sembra un po' una frase fatta, no? Perché adesso poi siamo qui davanti a parlare, quindi sembra che uno lo debba dire, ma è veramente così. Il bello delle sue coreografie erano proprio le varie personalità che venivano fuori, che fosse un pezzo di neoclassico, che fosse un pezzo di classico o uno stile June, come lo chiamo io, ognuna di noi veniva fuori a modo suo, però eravamo tutte armoniose in gruppo. June è una donna forte, determinata, irruenta alle volte, diretta, sia energeticamente che come persona, sicuramente ha tanto da dare e ci ha dato tanto, ha trasmesso sicuramente la passione per la danza, ma se devo dire cosa prevalentemente mi ha trasmesso è questa energia, questa forza. Coreograficamente questo sicuramente l'ho sentito, l'ho percepito di più. Nella sala c'è il rigore, la danza è disciplina e con lei non si scappava, non potevi arrivare 5 minuti in ritardo, giustamente. E non potevi mancare alle prove che avevano un orario di inizio e un potenziale orario di fine, ma non si rispettava mai. Sicuramente lì per lì percepisci la fatica anche nello stare in quel ruolo lì di allieva prima e poi anche insegnante, perché io ho insegnato per tanti anni con June. Quando lei entrava a lezione, io insegnavo, ripeto, ho insegnato per tanti anni con lei, quando lei entrava a lezione non entrava in punta di piedi, era come se entrassi su un palcoscenico, nel senso che io potevo essere anche di schiena, ma percepivo la sua presenza. È una cosa che ho sempre, sicuramente non è, all'epoca non mi metteva un attimino a disagio, non posso dire, adesso sicuramente lo vivrei con più serenità perché sono più sicura io di me stessa, comunque dell'esperienza che faccio fare ai miei allievi. Cosa più bella che June mi ha lasciato, mi ha insegnato e ha fatto entrare dentro di me, non è chiaramente solo ed esclusivamente la danza, ma tutto quello che comporta fare danza, ballare, stare insieme, cioè lei ci ha insegnato dei rapporti umani veri, delle relazioni, l'empatia, vivere, condividere, soffrire, gioire, quindi ha creato delle relazioni nelle nostre vite che sono tuttora fortissime. Io ho chiamato mia figlia come un'altra ragazza che balla con noi, ballava con noi, perché ormai noi non balliamo più tutte, però la relazione c'è sempre. E ogni volta che June ancora adesso ci chiama, noi ci sentiamo di rispondere, ci sentiamo che qualcosa dentro di noi è vivo e riparte ed è una sensazione fortissima. E una emozione fortissima che ho provato con June è stato il momento in cui lei mi ha dato la possibilità di entrare nel gruppo
delle grandi, chiamiamolo così, quindi nella compagnia. Mi ha dato questa chance, ha creduto in me e io chiaramente sono stata molto orgogliosa, non me l'aspettavo, ci speravo tantissimo. E in quel momento ho sentito la fiducia che lei aveva in me e per me è voluto dire trovare la forza, trovare il coraggio di fare qualcosa che ritenevo veramente grandissimo. June Gallagher, madre, insegnante di danza. Più madre o più insegnante di danza, non lo so. È stato un po' l'insieme di tutto, un connubio. Molto naturale, penso perché lei ha cominciato a insegnare quando io avevo un anno, quindi per me è stato naturale crescere all'interno di questo percorso. Non mi sono mai sentita diversa o trattata diversamente perché non mi ha mai trattato diversamente. La cosa speciale di June, secondo il mio parere, è che è stata in grado di creare un gruppo proprio di molto coeso, di amici, non solo amici, sorelle, fratelli, eravamo una famiglia. Non andavamo a fare le vasche in piazza il sabato, la domenica, andavamo in sala, in studio, a fare le prove oppure solamente per allenarci, quindi cioè, era proprio uno stile di vita. È stato uno stile di vita per cui semplicemente naturale. Un aneddoto che ogni tanto mi ricordo è quando ero alla sbarra, magari non tiravo la pancia, non ero un po' pigra, quando ero piccolina e mia mamma che mi urla: se non tiri la pancia non ti do gli spaghetti da mangiare. Quella mi è rimasta. Da lì ho tirato la pancia. Io ovviamente devo il mio percorso di vita, lo devo a questa passione che è riuscita a trasmettermi, nonostante fosse mia madre. Dico nonostante fosse mia madre perché non è semplice. Io con mia figlia ho avuto molte difficoltà. Lei danza adesso e posso garantire che non è per niente facile. Invece è stato un percorso proprio naturale, lo devo veramente a lei. Quindi grazie June, e io la chiamo June quando si tratta di parlare dell'insegnante di danza. Non l'ho mai chiamata mamma perché in sala lei era June, a casa era mamma. June la conosco da quando io avevo 7 anni, non dico quanti ne ho adesso, ma sono tanti 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 anni, ed è stata la mia insegnante per tantissimo tempo, fino a che ho avuto 20 anni. Io ho studiato assieme a June e sono stata allieva di Arabesque, sono stata tra quelle mura, ho ricevuto ispirazione, ho ricevuto disciplina, ho ricevuto l'idea del rispetto e non solo rispetto per la danza, ma proprio rispetto in generale, rispetto per me stessa, rispetto per i miei interessi e rispetto per i miei genitori. E questa è una cosa che non dimenticherò mai. Ero già grandina, avrò avuto 16 anni, 15-16 anni, e studiavo liceo, ero super impegnata, super presa dalla scuola, super presa dalla danza, e mi ricordo che stavo studiando per un esame di danza classica, perché al tempo facevo ancora tanta classica, e quel giorno sarei stata da sola in classe, lo sapevo che sarei stata da sola, ed era la settimana che la scuola faceva lezioni aperte ai genitori. I genitori, se volevano, potevano venire a guardare e vedere, no, che cosa stanno studiando i loro figli e no, su cosa stanno spendendo i loro soldi, eccetera eccetera. E io non so perché quella mattina avevo detto a mio babbo, mi stava accompagnando a scuola: guarda babbo, è la settimana aperta, quindi oggi ci sarebbe lezione aperta, ma per favore non venire, per favore non venire, perché devo concentrarmi, avevo questo esame, scusami, sto toccando il microfono, devo concentrarmi, ho questo esame importante, eccetera, insomma, non era il momento. Niente, arrivano le 2 del pomeriggio, perché a quel tempo si iniziava alle 2 a far danza, e si presenta mio babbo e gli ho cacciato una scenata tremenda, proprio mi ero incavolata da matti, e anche troppo fuori luogo, col senno di poi me ne rendo conto, però ragazzina quindicenne, ormonale, scuola, eccetera eccetera, e mi ero sentita tradita un po' da mio babbo che si era presentato.
Mio babbo se ne andò, Jun non mi fece fare lezione quel giorno. Jun mi rimproverò, ma mi rimproverò tanto. Lei mi ha detto: ai genitori non si parla così, tu oggi lezione non la fai. E io questa cosa non me la dimenticherò mai. È una cosa che mi ha insegnato tantissimo, quindi sì, potrei parlarvi di tutti i plié che mi ha insegnato Jun, potrei parlarvi di tutti gli spettacoli che ho fatto con Jun, ma la serata parlerà per me, parlerà per noi, lo vedrete. Nel cuore porto tanto, ma porto anche questo di Jun, porto veramente questa cosa. Sono passati tanti anni, me la ricordo ancora come se fosse ieri. L'idea di un omaggio a Jun Gallagher è nella mia pancia da almeno 5 anni. Poi sono successe vicissitudini, la pandemia ci ha toccato a tutti e tante cose. Il Teatro Novelli che è stato chiuso, quindi Sosteniamo il Talento, ha dovuto ricollocarsi in spazi diversi e questo finalmente l'anno, è stato l'anno, il 2023, per affrontare questo magnifico evento, che si è sviluppato ben al di sopra della mia immaginazione. Soprattutto la cosa più bella che ho visto e che veramente mi ha dato la misura di quanto questa donna sia amata e ben voluta dalla città di Rimini e dal mondo della danza è stato vedere quello che si è creato naturalmente attorno a questo evento. Io sono molto felice di fare questa cosa davanti a lei, che questa serata in buona parte sarà una sorpresa per Jun Gallagher e sarà un evento molto emozionante per tutti. La mia relazione con lei non è quella di allievo, è stata un po' di più, è stata una mentore, soprattutto nel mio percorso di coreografo, perché mi ha dato spazio, come ha fatto con me, con tante altre persone, ha con mente aperta riconosciuto delle potenzialità e creato le condizioni perché queste potessero essere espresse. Tante scuole di danza oggi sono attive grazie al lavoro che lei ha fatto, grazie agli allievi che ha fatto crescere ed è importante che i giovani che si approcciano allo studio della danza sappiano che cosa c'era prima di loro, cosa c'era prima dei loro maestri e diventino sempre più consapevoli che c'è una discendenza, c'è una linea di continuità che ci lega al passato e che va riconosciuto e che nutrire questa linea di discendenza non fortifica soltanto chi è venuto prima di noi, ma dà forza a chi verrà dopo di noi. Di lei ho un ricordo delle tante conversazioni che abbiamo fatte sui temi, ad esempio, della spiritualità e poi la stima personale di cui ho goduto in tutti questi anni, pur consapevole che la mia direzione di coreografo era molto, molto, molto lontana dalla sua. Una delle coreografie che portiamo in scena è Gente di Aere, che abbiamo rimontato grazie a Monica Pasquinelli, Valentina Golfieri, Roberta Mussoni ovviamente, Laura Lombardi. E abbiamo unito più scuole, e questa coreografia in particolare viene danzata appunto da Officina delle Arti e Riccione Dance Center. E per me è un ricordo personale molto importante, è stato il mio primo concorso ed il primo concorso vinto in un momento di difficoltà sua perché era stata operata alle anche, quindi è stato anche il pezzo che mi ha proiettato nella coreografia perché ricordo benissimo che con le ragazze passavamo pomeriggi in sala mentre lei era in ospedale e abbiamo terminato il suo lavoro. E ricordo ancora quando l'abbiamo chiamata in sette da dentro una cabina telefonica di Reggio Emilia, tutti spiaccicati, lei convalescente in ospedale, dicendogli: Jun, con un bel distacco abbiamo vinto, che erano le parole che hanno utilizzato i giudici di Reggio Emilia al Teatro Valli. Sosteniamo il Talento, questa manifestazione che portiamo avanti, questo progetto da 13 anni,
che portiamo avanti grazie alla corposa e fattiva collaborazione del Comune di Rimini e dell'Assessorato alla Cultura, e che ci ha permesso in 13 anani di distribuire 36.000 euro, raggiungeremo probabilmente quest'anno i 40.000, a 23 studenti in formazione, molti dei quali sono professionisti, alcuni dei quali collaborano in questo spettacolo. Ad esempio Matteo Di Loreto ha montato una coreografia originale su Musica degli Orsi. Questo progetto, per quel che mi riguarda, si innesta perfettamente, a proposito di discendenza, sul lavoro che Giun ha fatto e ha seminato. L'idea di aiutare gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità a prescindere dalla scuola di provenienza, a prescindere dallo stile, e studenti che scelgono una vita fatta di sacrifici, quindi di spostarsi, andare lontano dalla famiglia, e affrontano un percorso emotivamente sicuramente provante. Ecco, quest'idea di far sentire che c'è alle loro spalle una comunità che li segue, fatta di ragazzi che magari non faranno i danzatori, ma che operano per sostenerli, per me è un'idea molto molto valida, in cui credo, sempre creduto. Posso dire con un po' d'orgoglio che è stato veramente il primo progetto aggregante sul territorio nato, che ha cercato di mettere insieme in rete le scuole di danza. Quest'anno, grazie a Giun, viviamo di luce riflessa, e grazie a Giun, grazie a quello che lei ha seminato, abbiamo ancora stretto di più la collaborazione fra le scuole e fra i ragazzi, e il mio desiderio per il futuro è che diventi proprio l'occasione per un evento che sia una produzione, una coproduzione di varie sensibilità, che mette insieme varie sensibilità, vari punti di vista, e che porti sempre di più a collaborare, a far collaborare le scuole, i coreografi, da un punto di vista non soltanto organizzativo ma creativo. Infatti la sfida che ho lanciato è proprio questa: diamoci un tema, il 18 saremo in scena, diamoci un tema il 19, dal 19 cominciamo a pensare alla prossima edizione e sporchiamoci le mani. E prendiamo il rischio, usciamo dalla tregua armata in cui spesso le scuole collaborano, e vediamo di sudare insieme, vediamo di tirar fuori qualcosa che è veramente al di fuori del nostro controllo, qualcosa che da soli non avremmo potuto fare. Mi chiamo Matteo Di Loreto e questa serata di Sosteniamo il Talento è una serata che mi sta particolarmente a cuore, e soprattutto perché è dedicata alla figura di Giun Gallagher, e ricordo ancora quando muovevo i miei primi passi nelle sale di Arabesque Dance Center, e lei mi aiutava, mi prendeva a lato e mi aiutava con i miei primi passi di danza, perché al tempo non ero ancora a livello con gli altri. Sono felicissimo di vedere che Sosteniamo il Talento durante gli anni si è espanso sempre di più, e spero che in futuro continui ad espandersi e ad offrire opportunità ai giovani talenti della provincia di Rimini che hanno il sogno di diventare ballerini professionisti. Beh, Giun per me è il mio faro, la mia ispirazione ed è il mio modello di insegnante. Principalmente, se devo dire tra tutte le cose che mi ha insegnato, quello che io porto nel cuore è il fatto che lei ha sempre cercato di sviluppare la nostra personalità, di far venire fuori quello che noi eravamo. Non ha mai cercato di uniformarci dei stereotipi di ballerine classiche, tutte uguali. Quando vedrete la coreografia Gente di Eire, è stata creata su di noi. Ricordo il proseguo di Gente di Eire, che era The Wound and Shamrock, dove io dovevo iniziare in scena piangendo, perché si trattava dell'emigrazione degli irlandesi. E Giun scelse me probabilmente perché forse ero quella che emotivamente poteva sostenere quel ruolo, e così è stato, ed è stato un grande onore per me. Ricordo il mio primo giorno di danza, e mia madre mi aveva vestito con una calzamaglia di lana rossa e una lupetto rossa, era impossibile non notarmi in classe, suppongo.
E alla fine di ogni esercizio ricordo che Jun mi sorrideva e diceva brabà, e io non sapevo che cosa significasse. In gergo della danza, brabà vuol dire braccia basse, come tutti gli esercizi finiscono così. Lei continuava a dirmi brabà, ma io capivo brava e mi esaltavo alla fine di ogni esercizio, perché lei continuava a dirmi brabà alla fine di ogni esercizio. E quindi io penso che la mia convinzione sul continuare a far danza e proseguire in questo mio percorso sia nato proprio quel giorno lì, su un controsenso, un equivoco più che un controsenso. Jun ha il dono particolare di valorizzare le persone. Quando sono ritornato a Rimini nel 1982, il panorama della danza non era incoraggiante. La scuola di Jun, l'Arabesque, che al tempo era in via Minghetti, ha rappresentato per me l'unica possibilità di dialogo, di scambio, di espressione artistica. Lei mi ha accolto alla pari, cosa che non considero scontata. Ero e sono un marziano, e come E.T. continuo a sussurrare home. Devo a Jun la possibilità di avviare la mia ricerca coreografica in modo indipendente. Erano i tempi della Freeform Dance Theater. Insieme abbiamo danzato la mia prima coreografia. L'amicizia di Jun è un tesoro prezioso. La sua disponibilità, l'ascolto, la sincerità, la fiducia sono tesori preziosi. Esiste una definizione nella filosofia buddista per definire un legame spirituale: amici dall'infinito passato. La mia ricerca come coreografo e la tensione a una differente bellezza mi portavano sempre più lontano dalle dinamiche della scuola di danza, creando l'inevitabile e lacerante sofferenza del cambiamento. Jun non mi ha mai ostacolato, condizionato, limitato. È stato un rapporto straordinario. Voglio lodare la sua intelligenza umana, il suo cuore grande, il suo talento nel valorizzare le persone, un talento che è grande come il mare e che unisce, fa crescere e permette alle persone di esprimersi. Quando nel 1998 abbiamo deciso, tra fiumi e cascate di lacrime, di separarci, si è verificato un fenomeno catartico. Forse i nostri due bambini interiori hanno danzato insieme.